Buonasera, siamo qui al Maracanã, appena terminata Barcellona Olympic Marsiglia, l'ultima partita di questa 13ª giornata del trofeo Jack. Era destino che si dovesse giocare sotto l'acqua questa partita, che però ha vinto non con poche difficoltà il Barcellona di Duraccio, ritornando alla vittoria questo Barcellona dopo qualche periodo un po' Sì, abbiamo di difficoltà. ritrovato la vittoria anche su un campo pesante che comunque ha tenuto bene. Ovviamente siamo stati accompagnati per tutta la partita dalla pioggia, però alla fine abbiamo trovato il risultato, era quello che contava, l'abbiamo cercato e ci mancava da tanto. Sì, è stata una settimana che ci ha accompagnato la pioggia tutta la settimana. Il trofeo Czech si giocava sotto la pioggia. Migliore in campo, nonostante le 4 reti di Mancuso, l'abbiamo dato al nuovo portiere di questa squadra, Moccia, che ha vestito panni insoliti, ma ha dato davvero una grande mano per questa vittoria. Sì, eravamo a corto con la rosa, siamo stati colpiti da duri infortuni in questa pausa invernale. Abbiamo rispolverato le doti di Moccia, che già si era prestato nei panni del portiere in diversi tornei, ma che adesso col passare degli anni insomma è stato un ruolo che ha abbandonato. Però stasera ci ha dato una grossa mano perché dopo un inizio brillante siamo andati in affanno, eravamo in 5 contati, però ovviamente l'importante era tenere il risultato e l'abbiamo fatto grazie anche alle parate del nostro portiere. È stata appena aggiornata la classifica del Jack, che vede il Barcellona pari punti con il Valencia al decimo posto, nono posto, zona playoff di Champions League. Sappiamo che però il Barcellona punta a un altro palcoscenico, all'Europa League, abbiamo saputo. No, in effetti il nostro intento è quello di cercare di vincere da qui in avanti tutte, però sappiamo che sarà dura. Ripeto, abbiamo avuto degli infortuni, abbiamo fatto un nuovo acquisto e speriamo di integrarlo subito nella rosa, però la squadra è stata comunque falcidiata dagli infortuni e non sappiamo per le prossime partite se riusciremo ad avere la rosa al completo. La prossima contro l'amico Sepe, ex compagno di squadra nel Valencia campione d'Europa, ci doveva essere già nel Jack Cup, non c'è stata questa partita perché avete perso a tavolino, ci sarete questa volta martedì alle 22 Sì, contro l'amico sicuramente non Sepe. mancheremo, è stato un peccato non poter giocare la partita di Jack Cup, ci tenevamo, però purtroppo non riuscimmo a giocarla. Sarà un piacere rincontrare un vecchio amico, un compagno di vittorie, e quindi sicuramente sarà una partita all'insegna del fair play. Bene, ringraziamo Luigi Duraccio, presidente del Barcellona, e alla settimana prossima.